nascono nei laboratori alle porte di Roma strumenti pronti a guidare le comunicazioni laser nello spazio e quelli che serviranno a tracciare mappe di mondi ancora parzialmente ignoti. Succede all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Lì è nato, per esempio, lo strumento LARA, l'unico italiano atterrato su Marte insieme al rover della NASA Perseverance. Grande come il mouse di un computer, LARA sarà un punto di ancoraggio per la futura mappatura laser della superficie del pianeta rosso. Ne abbiamo parlato con Luca Porcelli, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ci ha spiegato nel dettaglio le caratteristiche di questo microriflettore laser. LARA fondamentalmente è uno specchio, possiamo immaginare che sia uno specchio, ovvero un insieme di tanti piccoli specchi di poco più di un centimetro di diametro che sono sistemati sopra una piccola cupola di alluminio. Il tutto, guardi, ha le dimensioni del mouse di un computer, più o meno. E questo oggetto, fissato sul top deck, sulla superficie superiore di LARA, servirà per essere illuminato da dei laser in orbita intorno a Marte. Dei laser che possono essere dei laser altimetri, quindi appunto dei dispositivi che sono pensati per effettuare una mappatura e una misura dell'altimetria della superficie di Marte, e ogni tanto, appunto, durante questa loro mappatura incontrerebbero il LARA, gli specchi di LARA, che darebbero un segnale un po' più intenso, e questo permetterebbe di fissare meglio la posizione di quel punto specifico. Chiaramente questa cosa funziona tanto meglio quanti più oggetti simili all'ARA ci sono su Marte, e non è un caso, perché insomma l'INFN è il terzo oggetto che manda su Marte di questo tipo, per cui c'è stato l'ERRI sulla missione InSight atterrata nel 2018 e il primo, l'INRI, sulla missione ExoMars del 2016, che purtroppo si è schiantato. Però appunto l'idea è quella di avere dei punti di ancoraggio per le mappature laser, per la laser altimetria della superficie del pianeta, ovvero anche questi stessi specchi potrebbero essere usati per esempio per effettuare la calibrazione dei dispositivi di laser communication che stanno andando a bordo delle missioni marziane. Nella roadmap delle agenzie spaziali di tutto il mondo, nel giro di qualche anno è previsto infatti che intorno al pianeta rosso ci saranno in orbita diversi laser altimetri e dispositivi destinati alle comunicazioni laser per stabilire reti di comunicazione tra satellite e satellite, ma anche tra satelliti e lander. Depositare su Marte degli specchi come quelli di LARA servirà a fornire misure precise al centimetro per la mappatura del pianeta rosso. In prospettiva, inoltre, sarà possibile determinare meglio il meridiano zero di Marte, al momento localizzato in un cratere vulcanico largo centinaia di metri. LARA è uno strumento nato a Frascati, è stato progettato interamente a Frascati, è così? Sì. Sì, a Frascati ormai da una quindicina d'anni è attivo un gruppo chiamato SCF Lab si occupa anche del design, del manufacturing, del test, della qualifica al volo spaziale di payload ottici. E in particolare appunto LARA, LERRI e INRI che hanno volato. Non dimentichiamo che nel 2022 ci sarà un ulteriore INRI a bordo di ExoMars, appunto la seconda parte della missione ExoMars, e facciamo anche, diciamo, altri oggetti. In particolare stiamo anche sviluppando
dei retroriflettori per la Luna, che andranno a sostituire e ad affiancare oggetti simili che sono stati lasciati negli anni 60 e 70 da tre delle missioni americane, Apollo 11, Apollo 14 e Apollo 15, e anche dai due rover automatici sovietici, l'1COD1 e l'1COD2. E questi oggetti, in particolare per la Luna, se vogliamo, è il nostro esperimento di punta, serviranno a misurare con estrema precisione la distanza Terra-Luna e conseguentemente anche ad eseguire delle misure di fisica fondamentale, in particolare dei test di gravità nel sistema Terra-Luna, Terra-Luna-Sole.